Ciao amici, dei rapper all'apice della loro gloria che la vita ha tolto e che diventano fisicamente riconoscibili, altri che hanno toccato il fondo e che hanno potuto riprendersi e cambiare completamente aspetto. Ecco le trasformazioni più incredibili dei rapper. Nel giro di qualche anno, il rapper americano 6ix9ine, o Tekashi 69, è passato da molte prove e ne è uscito completamente diverso. Senza i suoi tatuaggi non si riconoscerebbe. Il suo carattere, il suo aspetto, il suo comportamento sono cambiati. Ma se sapessi tutto ciò che ha passato, queste trasformazioni ti sorprenderebbero meno. 6ix9ine è famoso per la sua personalità eccentrica, i suoi capelli multicolor, i suoi generosi tatuaggi, le sue canzoni provocatorie, la sua affiliazione a criminali, le sue querelle con altri cantanti caratterizzavano fino a qualche anno fa questo rapper atipico. Bisogna dire che non si imponeva nessun limite, nemmeno quello della legge, ma questa personalità turbolenta non esiste più. Forse hai saputo che circa 2 anni fa 6ix9ine si è avvelenato a furia di consumare caffè e farmaci con l'obiettivo di dimagrire. I suoi legami con una banda di criminali gli sono valsi un arresto e un processo, durante il quale rivela il nome dei suoi complici, mettendo così la sua vita in pericolo. 6ix9ine è stato anche accusato di violenza su minori, traffico di sostanze illecite e violenza coniugale. A queste contrarietà aggiungiamo il flop del suo album Tattle Tales. C'è da credere che tutti questi problemi gravi lo hanno cambiato. Al giorno d'oggi tiene un basso profilo ed è diventato prudente, umile e discreto. Per quanto riguarda i suoi cambiamenti fisici, non sono meno evidenti. I suoi capelli non hanno più i loro colori sgargianti, la sua tonalità si è sbiadita, si lascia crescere una piccola barba e si veste in modo piuttosto comune. Tra i più grandi nomi del rap, Drake ha un posto meritato. Tutta la sua vita è stata una continua progressione e una conferma costante del suo talento. Ha saputo conservare il controllo sulla sua carriera, provando al contempo di evitare le tentazioni distruttive inerenti a questo lavoro. Tutto è iniziato a 15 anni per lui. Il padre di uno dei suoi compagni di scuola era un agente, grazie al quale Drake ha potuto ottenere dei ruoli da attore, una decina di anni prima di essere famoso come cantante. Per molti anni ha lavorato sodo per conciliare le due attività, così gli succedeva di trascorrere tutta la giornata sui set cinematografici e quasi tutta la notte negli studi di registrazione musicale. Dormiva solo 3 o 4 ore. Il suo primo successo musicale nel 2009 è stato così eclatante che molti hanno valutato che fosse un successo troppo bello per durare. Si sono sbagliati. Ha perseverato così bene nel suo slancio che ha battuto molti record per strada. Colui che vedevamo come un potenziale buon attore, ma nulla più, è diventato un gigante del mondo del rap. A quasi 36 anni, Drake è all'apice della sua carriera e non c'è nessuna ragione di credere che ciò finirà nei prossimi anni. Evochiamo un altro esempio di artista che si è trasformato vantaggiosamente, Cardi B. È difficile avere una vita così affermata quanto quella di Cardi B. Come, da spogliarellista, è diventata una star universale? Ecco la sua storia in qualche parola. È appassionata di danza e di canto dai suoi anni di liceo e abbandona l'università per dedicarcisi. È stata innanzitutto spogliarellista e imitava lo stile di Lady Gaga, che ammirava molto. Per fortuna è stata circondata bene e il suo carattere si è affermato. Guadagnando a poco in popolarità, si fa notare e ottiene un posto in un reality show. 2 anni dopo il suo stile personale prende forma, rifà la sua dentatura e il suo sorriso diventa perfetto, cosa che gli dà molta sicurezza perché i suoi denti la complessavano molto e le valevano talvolta delle prese in giro. Arricchita dal successo notevole del suo primo singolo Bodak Yellow, dedica una parte della sua fortuna al perfezionamento del suo aspetto. Quando è apparsa al Met Gala nel 2018, vestita con un abito bianco tutto ornato di gioielli, non possiamo dire che questo investimento è stato un errore. Ha avuto la gioia di essere incinta e nonostante la sua gravidanza ha continuato a comparire sui tappeti rossi in abiti eleganti. I suoi successi musicali si moltiplicano e nelle prime pagine delle riviste di moda e al giorno d'oggi ha la propria linea di abbigliamento. La vita di Eminem è passata per molte fasi. Il famoso rapper, uno dei migliori della sua generazione, ha vissuto molte situazioni difficili che hanno lasciato le loro tracce fisicamente. Negli anni 90 fa fatica a spiccare il volo e ha inoltre dei problemi con la giustizia. Negli anni 2000 acquisisce una celebrità folgorante. Alcuni anni dopo dei problemi di salute lo allontanano dal rap, sprofonda nella dipendenza dagli stupefacenti e dopo il decesso del suo caro amico Proof cade in una lunga depressione che lo trasforma completamente. Raggiunge quasi i 100 kg e subisce una polmonite e dei problemi cardiaci. È il peggior periodo della sua vita, ma riesce a riprendersi e ritrova a poco la sua silhouette. Torna sul palco e collabora in questi ultimi anni con altri cantanti famosi come Rihanna, Bruno Mars, Big Sean o Adam Levine. Non ha più i suoi capelli biondi platino, ma capelli neri e si lascia crescere la barba. Inoltre, i tratti del suo viso sono leggermente cambiati. È dovuto alla chirurgia estetica o alla sua dipendenza? Ciò non toglie che, nonostante tutto, Eminem rimane in gran forma e ha ancora molte cose buone da regalarci.
Adesso parliamo di quello che viene considerato come uno dei migliori rapper della sua generazione, Busta Rhymes. Al giorno d'oggi cinquantenne, questo rapper americano proveniente da New York e convertito all'Islam nel 2007, occupa un posto più che onorevole nella storia del rap. Qualche anno fa ha provocato la sorpresa e l'ammirazione dei suoi fan, non per la sua musica, ma per la sua trasformazione fisica radicale. Era in sovrappeso e ha beneficiato delle misure di lockdown per seguire uno stile di vita rigoroso e in tal senso ha potuto contare sui consigli del suo coach, Victor Nuñoz. Senza di lui non avrebbe mai raggiunto i suoi obiettivi. Allenamenti intensivi, 4 volte a settimana, riduzione quasi completa del suo consumo di alcol, consolidamento delle sue abitudini, pasti equilibrati a base di carne magra, Busta Rhymes è stato serio fino alla fine. In una foto che ha pubblicato possiamo vedere il contrasto tra i suoi due stati di forma, passato e attuale. Ormai non ha più una pancia grossa, ma addominali ben scolpiti. Ha fatto sapere che era per il suo pubblico che si è occupato di sé, perché ha operato i suoi cambiamenti su se stesso appena prima dell'uscita del suo album Extinction Level Event 2, The Wrath of God. La sua carriera può solo migliorare dopo una tale prova di forza di volontà. Il rapper di cui stiamo per parlare ha imitato l'esempio di Busta Rhymes. Si tratta di French Montana. Questo rapper, nato a Casablanca in Marocco, è di 37 anni, l'ha scampata bella. Infatti, per una decina di anni ha condotto una vita fisicamente esigente. Per resistere, consumava abusivamente dei farmaci e alcol. Il suo stile di vita si degradava e anche la sua salute. Raggiunge il punto critico quando questo stile di vita ha rischiato di ucciderlo nel 2019. Quel giorno aveva bevuto troppo e mandato giù troppe pillole. È crollato a terra e ha perso conoscenza. Ha dovuto ricevere cure intensive all'ospedale ed è dopo questa oscura avventura che ha voluto essere un altro uomo. Era secondo lui la cosa più difficile che avesse realizzato nella sua vita. Ha posto fine al suo stile di vita sregolato, lasciando i social network e smettendo definitivamente di bere alcol. Ha perso peso e ha guadagnato muscoli grazie a un lavoro intenso in palestra. Kevin Gates, rapper americano proveniente dalla Louisiana, ha avuto una vita movimentata. È stato spesso in prigione, la prima volta a 13 anni. I suoi successi musicali non lo premuniscono contro le dipendenze nefaste e le depressioni croniche. La sua personalità caotica e fragile trasparisce nelle sue musiche ed è stato a lungo senza riferimenti spirituali, fino alla sua conversione all'Islam nel 2014. Nel 2018 effettua molti mesi di carcere per porto d'armi illegale e sarà l'ultima volta che sarà dietro alle sbarre, visto che alla sua uscita ha deciso di cambiare completamente. Per questo ha fatto ricorso a un metodo composto da svariate pratiche, meditazione di sofrologia, yoga, alimentazione sana ed esercizi sportivi. Kevin Gates si giudicava egoista e irritabile, adesso è calmo e devoto a sua moglie, e fisicamente le sue ultime comparsate mostrano che è in ottima forma. Lee Young-ji è una giovane rapper sudcoreana poco nota, ma merita di comparire in questo video, visto che la sua trasformazione fisica è davvero impressionante. Talentuosa, la giovane rapper ha perso in qualche mese una decina di chili, a furia di fare attività fisica e diete salubri. La forma del suo viso è completamente cambiata e la sua statura si è affinata in modo spettacolare. Giudica da te, non è impressionante? Sono rari i rapper che si sono trasformati come Gucci Mane, ma prima di cambiare la sua vita ha toccato il fondo. Infatti si trascurava completamente, prendeva tantissimo peso, viveva un quotidiano fatto di violenza e di eccessi. Cambia tutto quando la polizia lo arresta mentre era in possesso di un'arma e di un sacchetto di erba. È condannato alla reclusione. Nella sua nuova vita in carcere si rende conto che deve cambiare. Si dà una ripulita, pratica attività sportive intense e si rifà un corpo nuovo. Dichiara alla stampa che il carcere è stato una delle cose migliori che gli sia successo e aggiunge: è un'esperienza che cambia la vita, quella di trovarsi in un luogo in cui ci sono così tanti omicidi, violenza, rabbia, disperazione. Mi ha determinato a cambiare la vita perché non vorrei mai tornarvi. Gucci Mane ha perso 30 kg e dopo una tale metamorfosi sta meglio più che mai. Pubblica 2 album, 2 mixtape e 3 EP poco tempo dopo la sua uscita dal carcere. Ha anche pubblicato un'autobiografia e soprattutto ha trovato l'amore incontrando Keisha Kaoir, che ha sposato poco dopo. Jaden Smith è un attore e rapper americano di 24 anni ed è il figlio del famoso Will Smith. Si è distinto per il suo talento da attore nei film La ricerca della felicità e Karate Kid, rispettivamente usciti nel 2006 e nel 2010. Si interessa anche al rap e pubblica molti mixtape. Amato da un ampio pubblico e considerato come un vero e proprio talento precoce, ha tuttavia fatto nascere molti interrogativi intorno alla sua salute. Infatti è apparso a più riprese pallido e dimagrito. La sua pelle ha preso un colore grigio. Questi cambiamenti
fallimenti erano dovuti a una dieta vegana. Consumava solo un pasto al giorno e questa malnutrizione ha generato carenze gravi. Mentre si trovava in Australia, Jaden ha persino dovuto essere ricoverato. Il suo stato diventava critico ed era soggetto a nausea e vertigini. Era angosciato e soffriva di insonnia cronica. Consapevole che doveva completamente cambiare il suo stile di vita, ha adottato una dieta più flessibile e ha potuto riprendere colore. Ora dici, quale di queste trasformazioni di rapper ti ha impressionato di più? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!